Ciao a tutti e bentrovati. Con il video di oggi parliamo della resina chiamata sangue di drago, che sarebbe questa. Se siete pronti, attenti, via! Come vi dicevo, con il video di oggi affrontiamo l'argomento delle resine, in particolar modo quella del sangue di drago, e teniamo vicino a noi la nostra lampada, logo del canale di Semira Call. Questa bellissima lampada l'ho comprata in Egitto e in Egitto è nato anche il nome Semira. Poi magari in un video vi racconto come è nato il nome di Semira Call. Ad ogni modo, lei ce la teniamo qua vicino. Mi piace affrontare in questo canale anche gli argomenti che riguardano la pulizia dell'ambiente e in particolar modo l'utilizzo che ne fa il Feng Shui o che ne fanno o che si fa nello sciamanesimo o comunque nelle pratiche spirituali, che nelle pratiche energetiche affrontano anche l'energia dei corpi, l'energia dell'aura, l'energia e quindi le memorie che contengono i corpi. Quindi, che cosa con il video di oggi, di cosa parliamo? In particolar modo vi mostro qualche resina per chi non è pratico o per chi non è pratica. Le resine, per capirsi, sono queste. Io ho comprato queste resine in una bancarella di Asmara, che è la città dove sono nata, e come sapete io sono di origine metà italiana e metà eritrea. Sono nata ad Asmara e in un mercatino ho comprato la resina che è la mirra. In particolar modo queste sono resine che estratte, prelevate dalla corteccia di un albero. Questi incensi sono delle resine prese dalle cortecce di alberi. Generalmente sono alberi che si trovano in Africa o nell'America meridionale, in Amazzonia, per esempio. Questa è di Asmara. È una resina eritrea e quindi diciamo che è la mirra, il classico incenso che si utilizza nelle chiese. Queste resine, bruciandole, come vi mostro oggi, servono per pulire gli oggetti e l'ambiente o per fare dei riti o per incantare qualcosa. Per fare degli incanti, quindi in qualche modo nella New Age di oggi si potrebbe dire per fare visualizzazione e attivare la legge d'attrazione, potremmo metterla anche così. Un tempo non veniva chiamata legge d'attrazione, ma incantesimi, per esempio. Queste resine sono molte perché gli alberi meravigliosi che le producono sono di varie specie e sono vari, per cui questa per esempio l'ho comprata in un negozio che vende materiale di questo tipo, come incensi, profumi per la casa e minerali, e hanno varie funzioni queste resine. Prevalentemente puliscono energeticamente l'ambiente. Una volta accese e pulito e riempito l'ambiente del fumo dell'incenso,
Poi, dopo qualche minuto, spalanchiamo le finestre, per esempio, dopo 10 minuti. Questo per levare le negatività. Nello sciamanesimo, talvolta si accende un incenso e lo si passa intorno alla persona per ripulire la propria aura in modo tale che si prepari per il viaggio. Comunque, queste sono le resine classiche tipo la mirra. Poi volevo invece mostrare, questo lo metto di qua. Volevo, come a volte vi ho già detto in altri video, c'è il palo santo e anche questo viene usato per pulire l'ambiente della casa, e la salvia californiana. Questa è la salvia del deserto, questa è la salvia con, in questo caso, bagnata nella tintura di sangue di drago, per cui oggi vi mostro solo lei, ma più o meno queste sono, questa è la salvia, sono due salvie californiane, questa è del deserto e questa è comunque di un posto della California, e questa allo stesso modo è sempre salvia, ma con la tintura del sangue di drago, quindi accentuata delle proprietà del sangue di drago. Siccome oggi l'argomento è sangue di drago, vi mostro questa salvia qua. La resina di sangue di drago viene presa dalla pianta, dall'albero, dalla corteccia. In particolar modo, le resine, come sappiamo, sono sembra miele cristallizzato, per capirsi. Quando viene tolto dalla corteccia è probabile che siano grandi quantità, per cui per metterle in vendita, questa per esempio è un po' trattata. Trattata cosa vuol dire? Che magari è stata sciolta e messa a goccioline e solidificata a gocce, a granelli, vedete? Perché per la vendita o è stata spezzettata o è leggermente lavorata, perché per la vendita non ti possono dare il pezzettone di scaglia, diciamo, di resina presa dall'albero. Cioè, non è che siamo in Amazzonia, ah, quell'albero lì mi piace, boom, e mi prendo un pezzo di resina. Te la vendono a grammi e costa anche parecchio, per cui la trattano un pochino in modo tale che si creano queste pallette. Oppure in polvere. Come vedete, può essere molto rossa, come un po' più chiara. Comunque va sul rossiccio. In Toscana, o comunque nei laboratori fiorentini, piuttosto che comunque i laboratori di un tempo, prediligevano il sangue di drago come tintura per fare dei pigmenti. L'esempio lampante è questa salvia che ha il pigmento del sangue di drago. Come vi dicevo, vi mostro come pulire l'ambiente, il corpo con l'incenso di sangue di drago e la salvia californiana imbevuta nella tintura di sangue di drago, nel pigmento di sangue di drago. Quindi, con il video di oggi parliamo della pulizia dell'ambiente e con la resina o con la salvia. Quindi iniziamo, perché se no qua non si finisce più. Mi piacerebbe dirvi un sacco di cose, ma poi mi distraggo, non vi parlo più del sangue di drago. Un giorno facciamo dei sacchettini da mettere in borsa e ci pensiamo un'altra volta. Via via mi vengono le cose in mente, perché mi sono apparecchiata un po' il tavolo per potervi fare vari video e quindi mi devo concentrare su un argomento solo. Allora, iniziamo ad utilizzare questo sangue di drago,
o la salvia di sangue di drago e ve la metto qui. Ve le metto qua come inquadratura così vedete bene. Oh, il nostro sangue, la nostra resina ce la mettiamo qua. La nostra mascotte ce la mettiamo qui. Ok? E questi sono i nostri argomenti di oggi. Questo lo metto un po' così. Questi sono un po' gli oggettini che usiamo oggi. Come usare, per esempio, l'incenso? L'incenso può essere utilizzato scaldando del legno. Quindi, qui vedete che è già un po' carbonizzato, ci vuole un po' di pazienza, lo scaldiamo e cerchiamo una superficie che possa tenere il nostro legno. Siccome non siamo in campagna, qui ci va a fuoco tutto. Se io dovessi dare fuoco a questo pezzetto di legno, il tavolo di legno, andiamo a fuoco. Per cui normalmente ho un piatto di metallo che sta di là e ci vuole un po' più di tempo per far scaldare il legno, però ci siamo capiti. Gli diamo un po' fuoco e quando è abbastanza caldo ci mettiamo sopra la resina. Questo non ve lo mostro perché ci vuole troppo tempo, ma se volete farlo insieme lo facciamo, me lo scrivete giù nei messaggi. Mi dite: Serena, ci fai vedere come scaldi il legno di alloro per scaldare l'incenso? E io vi accontento. Per ora non lo uso perché ci vuole un po' di tempo. Usiamo il carboncino. Il carboncino lo troviamo nei vari negozi per gli incensi. Non ce l'hanno proprio tutti i negozi, però lo troviamo anche nei negozi indiani o comunque questi negozietti dove vendono anche cibi etnici, hanno questi tubetti, diciamo, di incensi messi in fila. Questi cilindretti praticamente sono a forma di cilindro con tutti gli incensini tutti in fila, con tutti i carboncini in fila. Quello che andiamo a fare oggi, che cos'è? È prendersi, per esempio, qualcosa. Io vi voglio mostrare una cosa semplice come questa. Quindi scaldo il carboncino, lo metto sopra questo, ok? E poi lo posso mettere qui perché questo qua ce l'ho. Se non ce l'avevo, ne facevo a meno. Allora, io cosa faccio? Vi mostro questo che lo troviamo in vari negozietti, ok? Ci poggiamo il carboncino e con l'accendino accendiamo. Ecco, quando vediamo che scoppietta in questo modo, vuol dire che è pronto, vuol dire che si è scaldato. Ora a questo punto lo inseriamo nel suo porta carboncino. Vi ripeto che ci sono vari oggetti un po' più semplici, eh? Non è che bisogna avere proprio quello che io ho oggi. Qui cosa ci facciamo? Ci mettiamo la nostra resina di sangue di drago. Quindi ci prendiamo magari un granellino, due o tre, per quello che costa mettetene pochino perché è abbastanza costoso il sangue di drago. E lasciamo che la resina, vedete che la resina si sta bruciando? Oh! Allora, questa resina qua, mentre brucia, possiamo pulire l'ambiente.
e vi mostro come, essendoci un tavolino, devo girare intorno. Ad ogni modo, per pulire la casa in una stanza bisogna andare in senso orario dal centro. Qui c'è il tavolino, quindi non posso partire dal centro, parto intorno al tavolino, dal centro in senso orario fino all'esterno, così puliamo l'ambiente, così, possibilmente senza mettercelo sotto il naso. Puliamo l'ambiente in modo circolare, allargandoci, quindi allargandoci fino ad arrivare agli angoli, vedete, verso gli angoli della parete, così giriamo, 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 vado fino all'angolo di là, giro, 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 mi allargo, mi allargo, intanto vado là nell'angolo di là e nella parete qua, vedi? E nell'angolo qui della parete qua, fino a chiudere il cerchio, ok? In senso orario allargandosi. Come avrete notato, spingo verso i quattro angoli della stanza l'incenso e lungo la parete ce lo passo accanto. Lo passo accanto alla parete. Oggi in questo modo abbiamo pulito l'ambiente. Dopo un po' si consiglia di aprire le finestre e arieggiare bene. Stesso discorso con la salvia di sangue di drago. Faccio in questo modo. La scaldo. Ok. Lei inizia a prendere fuoco e questa poteva essere semplicemente salvia, anche la salvia del giardino, la vostra salvia. Stesso discorso, giro in senso orario allargandomi, senza fumare troppo sto coso perché è forte, lungo le pareti. Ora in questo caso ci sono gli angoli lassù che volendo uno può ci arriva. Stesso discorso negli angoli lungo la parete, negli angoli lungo la parete. Immaginiamoci che voi siete la parete, che il cellulare è la parete, faccio così, e poi l'angolo, l'angolo del cellulare di là e l'angolo del cellulare di là. E così. E abbiamo pulito la stanza energeticamente. Ora questa salvia può essere usata per pulire. Io ho questo piattino di metallo dove di solito ci metto gli incensi, la salvia e tutto. Lo poggio così, lo metto qua sotto e finché brucia, se vediamo che si spegne, lo accendiamo un po', diamo un po' di fiamma, ok? Allora, cosa facciamo? Se io voglio pulire questa lampada, che è stata in Egitto, è di una bancarella, è di un negozio dell'Egitto, la voglio pulire, ci passo intorno l'incenso di salvia, va bene? Volendo, se ho diverse cose, questo lo poggio, come vi dicevo, nel mio piattino di metallo e magari lei l'appoggio qua, voglio pulire questa, lo poggio qua, voglio pulire questa, lo poggio qua e mi creo il mio tavolo e mi creo il mio ripiano per pulire gli oggetti. Se sono tanti, mi creo una sorta di ripiano con dei buchi in modo tale che l'incenso passi.
Per pulire la propria aura quando facciamo un viaggio, per pulire la propria aura quando facciamo un viaggio sciamanico o una meditazione, ci possiamo prendere uno stecchino di incenso classico, oppure se abbiamo questo ciuffetto di salvia, lo passiamo dai piedi su così fino alla testa. Se siamo da soli, ce lo passiamo da soli così. La schiena fino ai piedi e intorno. Va bene? Puliamo la nostra aura. In questo modo. Benissimo, a questo punto ci siamo visti un po' il modo in cui si possono pulire gli oggetti energeticamente. Questa pulizia della casa ve la consiglio di farla con tutte le finestre chiuse e poi dopo 10 minuti che abbiamo riempito la casa di incenso, spalanchiamo le finestre per un pochino e poi chiudiamo tutto. Fare questo tipo di pulizia aiuta per levare delle memorie stagnanti e delle volendo anche delle presenze, diciamo, e leviamo la pesantezza nei muri e negli oggetti. Ci puliamo nello stesso tempo la nostra aura, quindi ve lo consiglio. Se state entrando in una casa nuova che ha delle zone un po' ferme, per ferme cosa intendo dire? Intendo dire che possiamo percepire freddo in delle zone della casa, magari abbiamo dei brividi, è probabile che ci sia o una situazione ferma del chi, cioè dell'energia vitale, oppure che in Cina viene chiamata Qi, questa energia vitale, oppure che ci sia qualche presenza di memoria legata al passato. Non voglio approfondire più di tanto sta roba, però vi accorgete che un ambiente è fermo quando entrarci dentro non vi dà una bella sensazione, o addirittura è negativa, o addirittura ci sono proprio delle presenze o delle zone ferme. Ce ne accorgiamo perché di solito ci viene la pelle d'oca e ci si ghiaccia una parte del corpo, o la schiena, o le braccia, o una parte del corpo. Quindi vi consiglio, se volete fare questo tipo di pulizia, di iniziare nel passare l'incenso della salvia, per esempio, come vi ho mostrato, o il carboncino con la resina, che oggi parliamo del sangue di drago, ma può essere semplicemente la mirra, l'incenso di mirra, che va benissimo per pulire queste energie. E questo incenso, io per esempio l'ho preso in una bancarella ad Asmara, nella città dove sono nata, ma lo troviamo anche nei negozietti in Italia tranquillamente, oppure lo puliamo appunto con la salvia. Vi consiglio, se la dovete ancora, dovete essere presi. Diciamo che se la casa è stata già abitata o non abitata, ma comunque voi ancora non ci state da molto, dovrete iniziare a fargli respirare la vostra presenza, la vostra energia, e dovrà diventare casa vostra. Quindi vi consiglio di fare la pulizia di questo tipo, in base a come vi sentite. Se è proprio negativa, magari ogni 2 o 3 giorni.
e poi passare a ogni settimana e poi passare a ogni mese, poi una volta all'anno, quando ve lo sentite. Tanto il punto è che i primi mesi, quando abitiamo una casa nuova, i primi mesi sono quelli in cui dobbiamo familiarizzare con l'energia del chi della casa e dargli anche noi un movimento in base ai colori che decidiamo per le pareti, ai mobili, eccetera. Se la casa ha già dei mobili usati e ci andiamo ad abitare in affitto, quindi è già arredata, ci hanno già abitato, vi consiglio ugualmente proprio di fare questo tipo di pulizia per levare le memorie legate a situazioni passate che non ci interessano, non ci appartengono, e poi, come dicevo, fare questa pulizia e poi spalancare le pareti, fare la pulizia e spalancare le pareti. Io sono una persona molto freddolosa, quindi generalmente io le finestre le apro veramente poco. Però quando si fanno queste pulizie, inverno o estate, spalanchiamo tutto. Non ce ne frega niente delle zanzare d'estate, non ce ne frega niente del freddo d'inverno, spalanchiamo. Dopo aver riempito la stanza a finestre chiuse dell'incenso. Potremmo abitare da un po' nella casa, quindi non è nuova, cioè non ci stiamo andando ad abitare da poco, ci stiamo già da un po', però diciamo che quella stanza lì, oppure quell'angolo lì, quella zona del salotto, quell'angolo, ecco, sento un po' di ghiaccio lì, c'è cioè un po' è ferma l'energia, oppure sento sempre dei rumori la sera, ok. Passiamola in cantina se c'è la nostra cantina, passiamola in garage se c'è il nostro garage, passiamo nella mansarda se c'è la nostra mansarda. Se è un monolocale, lo passiamo nel monolocale e nello sgabuzzino se c'è uno sgabuzzino un po' strano, dove magari teniamo le scarpe, la scopa, le cose, però è un. Non ci gira bene l'energia, a quel punto vi consiglio anche di mettere un piccolo specchio dentro queste zone dove non circola il chi, ma magari ne parliamo in un altro video. A questo punto, per ora, vi saluto e alla prossima. Ciao.